Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Divix. Oggi parliamo di Juventus e voglio dirvi subito una cosa: questo non è un video contro la Juventus. Però mi sono accorto che in questo mercato di gennaio la Juve sta avendo alcune difficoltà a cedere i giocatori e questo probabilmente le ha impedito di fare acquisti per l'immediato, oltre a quello di Kulusevski, ovviamente in prospettiva per la prossima stagione. Sono andato ad analizzare i dati, il mercato degli anni scorsi della Juventus e ho trovato quattro motivazioni per cui, secondo me, la Juventus quest'anno sta avendo difficoltà a vendere i giocatori. Mi aspetto che mi diciate la vostra. Buona visione. Allora, apro subito questa parentesi e la voglio spiegare meglio dicendo che questo non è un video contro la Juventus e neanche contro Maurizio Sarri. Qualcuno ha interpretato male il video che ho fatto l'altro giorno, lo trovate sul mio canale, riguardo le dichiarazioni di Sarri post Napoli-Juventus. Ecco, dal punto di vista tecnico, all'allenatore di Maurizio Sarri quest'anno io non posso dire assolutamente nulla, poiché la Juventus è prima in campionato con 3 punti di vantaggio sull'Inter, ha passato il girone di Champions League molto facilmente qualificandosi da prima e, come quasi succede tutti gli anni, si è anche qualificata già alle semifinali di Coppa Italia. Quindi in questo momento, togliendo la sconfitta in Supercoppa Italiana, Sarri sta facendo comunque un buon avvio di campionato e poi le somme le terremo alla fine. Chiusa questa parentesi, torniamo all'argomento del video. Il mercato in uscita ha bloccato Juventus. Quello di cui io mi sono accorto è che la grandezza della Juventus in questi anni è passata anche da grandissime cessioni che hanno permesso alla Juve di fare anche grandi plusvalenze e con questi soldi di comprare altri campioni. E per questo sono andato ad analizzare le cessioni di calciomercato della Juventus degli ultimi 5 anni, partendo dalla cessione di Vidal al Bayern Monaco per 40 milioni. La prima grande cessione Juventus di questa era. Vidal era il perno del centrocampo della Juventus, fu ceduto e permise alla Juventus di fare una prima grande plusvalenza. L'anno dopo però la Juve fece ancora di più, perché cedette Morata e Pogba, uno al Real Madrid, che fece valere il suo diritto di recompra, e l'altro al Manchester United, per una cifra vicina a 130 milioni di euro, di cui quasi 120 milioni di euro di plusvalenza. Voi direte, vabbè, Pogba però era un grandissimo giocatore, la Juventus ha avuto fortuna. Bene, l'anno dopo la Juventus cedette Bonucci al Milan, Coman e Lemina per un complessivo di circa 85 milioni di euro. Anche qua è quasi tutta plusvalenza. E se pensate che sia finita, vi ricorderete il famoso anno di Higuain e Caldara al Milan. Ecco, in quell'anno lì la Juventus con Caldara e Mandragora incassò quasi 55 milioni di euro. E vi basterà pensare che queste sono soltanto le cessioni principali, alle quali la Juventus ha aggiunto innumerevoli altri trasferimenti che le hanno permesso di incassare tanti altri soldi. Quest'anno poi cosa è successo? Quest'estate la Juventus è riuscita a vendere Moise Kean all'Everton per una cifra vicina a 30 milioni più bonus, che potrebbe arrivare fino a 40, e questa sicuramente è una grande plusvalenza. Però poi, per far quadrare i conti, le due grandi cessioni dell'estate sono state Spinazzola e Cancelo, e non sono state due cessioni in cui la Juventus ha potuto fare cassa totalmente, poiché le squadre che stavano comprando hanno inserito a loro volta dei giocatori come contropartita. In un caso Pellegrini, la Roma, valutato alla Juventus 22 milioni di euro, e nell'altro caso Danilo, il Manchester City, valutato quasi 40 milioni di euro. Non mi interessa fare accuse su valutazioni gonfiate, non è questo il punto. Però ovviamente un conto è vendere Pogba a 100 milioni di euro, un conto è vendere Cancelo pagato 45 dopo un anno a 65 inserendo Danilo come contropartita a 37-40. Ecco, a livello di cassa è molto diverso. Ma arriviamo al mercato di gennaio, perché questo è il centro del video. La Juventus ha dovuto regalare il cartellino di Mandzukic al giocatore, di un ragazzo che aveva ancora una valutazione di mercato e quest'estate è stato addirittura vicino al Manchester United. Oltre a Mario Mandzukic, però, ieri sera ho potuto sentire che alla Juventus sono saltate altre due trattative in uscita. La prima è quella di Piazza al Cagliari e la seconda è quella dello scambio Kurzawa-De Sciglio, sul quale io ho fatto anche un video e lo trovate sul mio canale. Aggiunte a queste, non sembrano esserci offerte serie per Bernardeschi e l'unico asso rimasto nella manica della Juventus sembra essere Emre Can, che ha ancora un discreto valore di mercato e la Juventus sta cercando di piazzare al Borussia Dortmund e in questi giorni si potrebbe ancora chiudere l'affare. Io ho trovato 4 motivi per i quali, secondo il mio parere, la Juventus sta avendo difficoltà a vendere. Partiamo dal primo. Sono sicuro che è quello che mi contesterete di più, però l'ho dovuto inserire per forza. Gli ultimi due mercati della Juventus sono stati i primi due mercati in cui Paratici ha lavorato da solo, quindi senza Marotta. Ecco, io non ho mai visto trattare né Paratici né Marotta, quindi non sono assolutamente in grado di dirvi chi sia migliore a vendere i giocatori. Magari Paratici in futuro dimostrerà di essere bravissimo a vendere, in questo momento ancora non l'ha fatto, e quindi la prima motivazione per me potrebbe essere quella che Marotta era più bravo a vendere di Paratici. Seconda motivazione, la Juventus ha comprato in questi anni tantissimi giocatori, ce ne sono veramente tanti, e quindi per questo motivo ci sono alcuni ragazzi che hanno difficoltà a mettersi in mostra, a giocare, con minutaggio veramente ridotto. Se pensate a Sturaro e Lemina, due giocatori venduti benissimo dalla Juventus, che però oggettivamente non avevano le qualità di titolari, in quegli anni hanno tutti e due potuto giocare, anche partite importanti, e mettersi in mostra davanti a possibili pretendenti. Terzo motivo è legato al secondo, ma a mio parere è ancora più decisivo. Ci sono dei giocatori della Juventus che sono praticamente fuori rosa.
cosa. Mandzukic da settembre a gennaio non si è più visto. E Marciano è un altro giocatore che è scomparso dai radar. E in questo modo, ovviamente, chiunque sia interessato a comprare un giocatore sa che la squadra lo vuole vendere, sa che non gioca mai e sa che è un peso. E per cui è difficile ricevere offerte interessanti. Non dico che bisogna regalarli, ma quasi. E per ultimo, il quarto motivo, ne parlano tutti e quindi non ho potuto non inserirlo, è il discorso degli ingaggi alti. Ovviamente i parametri zero possono essere un affare e la Juventus ne ha fatti tanti di affari. Però in questo periodo gli ingaggi dei giocatori sono aumentati a dismisura. E sottoscrivere un contratto con un giocatore che poi non riesce a trovare spazio in rosa e ha un ingaggio molto molto elevato, cioè superiore ai 5 milioni di euro, rende poi difficilissimo proporlo ad altre squadre e questo sicuramente blocca le trattative in uscita. Ok ragazzi, questi sono i miei 4 motivi. Non pretendo che siate d'accordo, quindi mi farebbe piacere sapere quale di questi 4 secondo voi è il più rilevante, se ce n'è uno, se sono tutti e 4 o addirittura se questi 4 secondo voi non c'entrano nulla, e scrivetemi quindi qual è secondo voi il motivo reale per cui la Juventus sta avendo difficoltà a vendere i giocatori sia nella scorsa estate che in questa sessione di mercato invernale. Me lo potete scrivere qua sotto nei commenti. Però vi dico la mia conclusione sulla Juventus. A mio parere la Juventus non ha necessità di comprare nessuno, non aveva una grande necessità di comprare giocatori quest'inverno, poiché la rosa è veramente completa e forte. Sicuramente avrebbe fatto comodo Kurzawa per dare fiato ad Alessandro e sarebbe stato comunque un terzino di qualità, però sono sicuro che la Juventus possa comunque arrivare fino a stagione tranquillamente con questi giocatori senza alcun problema. Detto questo, le cessioni aiutano a fare cassa e non solo a fare cassa, a liberare spazio salariale. Il monte ingaggi della Juventus è molto molto alto e a mio parere il motivo per il quale la Juventus non ha potuto affondare anche lei il colpo su Eriksen è proprio questo, che non poteva garantirgli in questo momento un ingaggio da 10 milioni di euro all'anno. Il mio pensiero è che la Juventus, per la qualità di rosa che ha oggi, dovrebbe trattare solamente giocatori top, solamente campionissimi di livello internazionale, e solo questo le permetterà di aumentare il livello della rosa. Giocatori buoni, giocatori ottimi, giocatori medi non servono a nulla. Vi dico, e ve lo metto qua in alto, che se siete interessati a vedere un altro video sulla Juventus che riguarda proprio il costo rosa e il monte ingaggi, è questo, e si chiama Juventus fuori dal fair play finanziario, e anche questo non è un video contro la Juventus. Invece se è la prima volta che venite sul mio canale, vi invito a iscrivervi qua. Se vi piace il calcio, iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video, ciao!